chiama dall'esoterismo all'esoterismo, cioè noi parliamo di cose che i media poi costano, censurano o sottovalutano, non è vero, vero, sotterrano, perché sono quelle che noi definiamo esoteriche, semplicemente che non sono magiche o cose strane, sono poco divulgate, non sono nascoste, sono poco divulgate, perché se fossero nascoste non potremmo neanche parlarne. Quindi dall'esoterismo all'exoterismo, con la X, cioè dall'interno, dalle notizie che sono protette, noi le rendiamo al pubblico exoteriche, cioè per l'esterno. Quindi i media al 90% disinformano. Quando parlano di frutta secca, disinformano, la frutta secca potrebbe essere una bicocca essiccata, invece ci fanno credere che le noci, gli anacardi, tutti i tipi di noci sono buoni, quelli sono semi. La definizione giusta è frutta essiccata e frutta secca, esatto. Anche se poi è un seme. No, la noce è frutta secca, ma la noce non è un seme. È un seme, non è chiamata così, però riconosciamo. Ma infatti la premessa è che il sistema, non è che molti non fanno, il sistema disinforma la origine. Cioè il sistema usa proprio le parole per disinformare, però la parola frutta è una cosa precisa. Non è. Ma perché non posso mangiare una noce? No, perché le noci semi, così come le piante, il motivo etico per cui non posso voglio. Il motivo etico lo sa spiegare bene Andrea, il motivo salutistico lo spiego io. Le piante e i semi hanno dei metaboliti secondari, cioè delle sostanze secondarie tossiche, il cui fine è difendere la pianta da se stessa, si difende così. Non far mangiare il seme del uccello. Il seme che deve produrre il seme. Andrea vuole rispondere sulla noce cosa c'è. La noce è un seme, quindi cosa tutti i semi hanno più o meno sostanze tossiche, non mi ricordo i nomi, vai su internet, cerchi i metaboliti secondari e trovi i nomi delle sostanze tossiche, chi più chi meno. Sembra che per esempio la mela abbia sostanze tossiche per la specie specifica, cioè l'uomo che dovesse eccedere nel mangiare i semi di mela avrebbe ripercussioni molto peggiori che non un cane, perché scusa l'ignoranza vera, la noce è un seme, no? Ma non è chiusa in un guscio? Allora, per essere precisi, la noce è un frutto, però la parte esterna della noce, che è il mallo, è il frutto. Il mallo è il frutto. Noi lo gettiamo il frutto e mangiamo il seme. Sì. Allora, ecco perché c'è questa confusione, perché potenzialmente... La cosa verde è come l'esterno. Cioè, la noce è un frutto, cioè, si dice così, la noce è un frutto, ma noi mangiamo il seme. Se uno vuole mangiarsi il mallo, se lo mangi, però non posso fare. Non è frutto. No, come fai a mangiare? Deve essere attrattivamente anche la castagna, anche la castagna, queste sono olive non del sistema, cioè non fatte dal sistema massonico, ma sono olive del dibattito. Lo facciamo dopo Luca. Andrea, il dibattito lo facciamo tutti assieme, però non è privato. Cioè, siccome c'è anche la videocamera, deve andare su YouTube. Allora, io volevo fare delle cose veloci. Stiamo provando le zucchine, le lasagne fruttariane. Allora, premessa, molta gente pensa che zucchine, pomodoro, zucca, cetriolo, chissà che cosa, sono verdure. No, sono frutta, dato che c'è un seme. E come direbbe qualcuno, è un assioma. Se è un frutto, se c'è un seme, è un frutto. Premessa, il discorso del frutterismo è innanzitutto etico, ma è anche salutistico, perché tutto il nutrimento dell'essere umano è quasi tutto acido, a parte le povere piante che sono alcaline, e tutto il resto è acido, mentre la frutta, ortaggio per chi mangia frutta ortaggio, come zucchina, cetriolo, pomodoro, tutto quanto, il pomodoro se è bello rosso, se è maturo, tutta la frutta matura, il frutto è alcalina, perché se fosse invece l'avocado che è acerbo è acido. Il sistema non vi dice che anche l'acqua può essere acida o alcalina, ma il sistema non è che vi nasconde nulla, è già scritto pH, questo è un pH 8 per esempio, questa è acqua alcalina, questa va bene. La maggior parte dell'acqua che voi bevete magari c'ha pH 6,5, pH 6, acido, pH 7. Allora noi siamo un pH 7,4, tutto quello che è sotto 7,4 è acido. Io consiglio sempre di andare verso l'alcalino, perché veniamo da chi di 10, chi 20, chi 30, 40, chi 50 anni di acidosi. Quindi se stai un po' più alcalino è meglio.
L'ideale è mangiare 7.4, ma 7.4 c'è solo la mela rossa. Quindi se volete diventare melariani naturalmente, benvenuti nel club teorico, io al 50% mangio solo stampe. Però difendetevi, bevete almeno l'acqua. L'acqua banda, per esempio 8, la ferrarelle di 7.8. Guardate, c'è scritto. Dove? C'è scritto, dove sì, c'è scritto pH alla fonte. Sì, ma appunto quello è la fonte, poi dopo stando mesi nella plastica poi. La plastica basta, però in realtà se voi avete delle cartine tornasole che si trovano in qualsiasi farmacia o le ordinate, sì, si può vedere. Mettete in un bicchiere, ci mettete la cartina e vedi quanto è. Questo perché? Perché quando tu metti la roba in bocca, questa roba, sto prendendo troppo tempo, adesso finisco, questa roba ti va subito in ciclo, perché come chi ha degli amici drogati, o come c'ha degli amici vegani che si mettono a B12 sotto la lingua, se la roba va in bocca, avendo noi il plesso come si chiamano, i sublinguali delle... cosa sono? Vabbè. I capillari sublinguali. Va subito in circolo, quindi le varie teorie strane che se ti mangi l'arancia poi diventa il caniaco dentro, i vari personaggi strani che le raccontano, devono dimostrarli però che quando è in bocca qua, e va già in circolo. Quindi se è acido, va nel tuo sangue acido e ti giochi tutte le riserve alcaline del corpo che quando te ne sei giocato a 35-40 anni poi cominci a invecchiare e cominci a avere l'osteoporosi, le ossa e perdi i denti. Ho fatto una premessa un po' lunga in realtà, ma lui dice che esistono le olive senza sale, perché il sale è una droga. Esatto. Tanto lo zucchero dopo il top. Queste olive le fa qua Pino che ci ha dato la sala. Le mette solo 15 giorni, io pensavo ci volevano 3 mesi. 15 giorni sono già mangiati, però non si è già dopo la mangiata. Anche a casa mia, sono già un mese e mezzo, quindi posso mangiare dopo un mese e mezzo. Tu lo sei, quello lì adesso se tu sta. No, senza. Esce la nitride da te. Senza volere. No, questi hanno 10 giorni, forse una settimana. Ah, non le apro, le olive raccolte. Non le apro, ne sono mangiate. Allora, velocemente, un'altra cosa che noi useremo è l'olio denocciolato. Perché qualsiasi altro olio che ve lo vendono a 15-20 euro, è fatto a freddo, è super mega iperolio, è una merda. Perché? Perché è spermato con i semi, che abbiamo detto che sono tossici, quindi acido, bassa acidità. Cioè l'olio normalmente viene spremuto con i semi, sempre, a meno che non sia specificato che è denocciolato, il 99% dell'olio qua in commercio è spremuto con i semi, quindi con la tossina dentro. Poi ve lo vendono gran fruttato e tutte quelle balle lì. A Milano il provo Esselunga ce l'ha, il Carapelli l'avevo trovato, non si trova più, so che era pure a Sicilia, uno che rimane Scamilocus, ma io non l'ho mai trovato. Cercate, o andate in Nord Italia a Esselunga, non lo so. Caprotti con tutte le, diciamo, le cose strane che fa Esselunga, però una cosa buona. Ma è una cosa diversa, Max, più storico, più Non c'è paragone, è molto più leggero, molto, non esiste paragone. Io stesso che non mangio più olio, noto che anche a me dà fastidio già questo, già mi brucia un po', però non c'è paragone. Questo lo senti una leggerezza che quando poi riprendi l'altro che sembra acido. Scusa, mi ripeto, delle olive non ho capito. Le olive che mangi cioè, sono frutto, però sono sempre diverse dall'altro. Dentro... Tu compri le olive. No, io ce l'ho proprio perché se mi faccio mettere. Allora, scegli le migliori e le metti senza lavarle dentro un barattolo. Le stringi un po', lo tappi, deve essere ben tappato. Che cosa fa? Senza. Dentro, senza niente. Solo olio. Comincia a fermentare questa oliva e comincia a produrre anidride carbonica. Questa anidride carbonica impedisce la fermentazione, cioè blocca il tutto. Quando tu poi vai ad aprire questa, l'anidride carbonica esce, sento esce l'anidride carbonica, comincia un altro tipo di fermentazione, comincia la fermentazione rapida e nell'arco di 4 giorni tu mangi quelle olive che hanno un chi vuole assaggiare qua ce ne sono 4 ci sono. Quali? Io ho assaggiato, quindi è importante. Ah, già assaggiato? No, fa assaggiare la prima cosa. Sono 4, sì. E poi non mischiare. Allora, brevemente, prima di lasciare la luce, le tappole sono un frutto, i cetriolini sono senza aceto ovviamente, perché l'aceto è proprio il... Se volete invecchiare subito e volete perdere i denti, bevete l'aceto, tanto che più acido dell'aceto c'è solo l'acido lauriasico. E la teoria, esiste un libro che si chiama Il periodo dell'invecchiamento, la teoria dice che meno acido produce nel corpo è più fedele, più inverte l'invecchiamento. Quindi in realtà di solito li vendono quasi sempre esclusivamente sotto aceto. Adesso, casualmente ho trovato senza aceto, lo porti qua, le tazzole sono fagiolini. Non c'è l'aceto, forse l'hanno messo.
Purtroppo c'è lo zucchero qua, però sì, quindi è sconsigliato dal punto di vista salutistico. Tutte le cose industrializzate. Sì, quasi tutto quello che è industrializzato. Bisogna, basta dire una semplice cosa, perché si mette il sale? Perché il sale uccide i microbi, quindi è antibiotico. Perché si mette l'aceto? Perché uccide, quindi uccide i microbi e quindi conserva. Quindi è uno cibo anche per noi, quindi quando mangiamo i cibi salati, sotto aceto, eccetera, facciamo del danno a noi stessi. Certo. Infatti industrializzato non compro più niente, però qualcosa sempre... E tra l'altro i microbi ci servono, perché poi quando i vegani trovano che non hanno la B12, ma perché non mangiano la frutta? I microbi stanno sulla frutta, sulla pelle della mela stack, della mela, cioè un vegano che mangiasse mela stack avrebbe la B12 a... Ah sì, a mangiare la frutta non lavata. No, la dai ma non togli la buccia. La buccia. Ah, perché sopra la buccia stanno proprio quelle... E vanno via lavando. È mezzo po', basta che non la sprechi, basta che non... La sciacqui. Non è che ci sono bisogno della polvere, insomma. Ma se è frutta biologica non c'è bisogno di lavare. Per fare la salsina della pane fruttariana useremo anche il pomodoro essiccato. Molti di voi l'hanno impalato, come Fabrizio, che abbiamo usato le zucchine invece che non sapeva di niente, per me era buone. Per chi ha fatto ancora rovinato dal sale useremo queste cose qua. Poi esistono anche le patatine frutteriane, cioè anche il sistema, anche i banchieri le vendono, i rocci, perché queste le ho prese in commercio. Questo in commercio, sì. I Rothschild ci vendono anche le altre patatine frutteriane, sono le essiccate. Sono buone. Che però con l'essiccamento aumenta l'acidità. Però se uno è maniero delle patatine, a livello psicologico, può passare. C'è tutto con la frutta, le spaghetti frutteriane, le patatine frutteriane, il pane frutteriano che è la melanzana essiccata. La lasagna frutteriana è il top, e poi c'è la torta frutteriana che adesso la faremo un'altra volta, ma è ok. Come si compra l'essiccatore? Io ho una difficoltà a trovare. A Milano c'è il progetto Gala che vende l'essiccatore e mi ha introdotto, questo è il top per il frutteriano, per il melanzano. Certo. Questo è l'estrattore non elettrico, anche nel deserto, anche in un posto dove non hai elettricità. Allora, questo produce il nettare degli dei. Se nessuno di voi ha mai bevuto una mela che viene fuori da qua, non sa cos'è il nettare degli dei. Neanche la centrifuga o il frullatore, dato che comunque accelerando brucia. Esiste anche l'elettrico, ma costa 500 euro e viene fuori nettare degli dei uguale. Questo costa 119 euro al progetto Gaia a Milano, e non penso che sia l'unico posto in Italia che ce l'abbia, però sul sito internet del progetto Gaia. Come funziona questo? Questo è un blocco, blocchi al tavolo, non rovina al tavolo perché c'è una... metti la mela qua, la spingi, a differenza di quello elettrico devi spingere un po' di più, quello elettrico... E poi devi fare una bella gira. Sì. La mela... Sì. 119 euro è un investimento, penso, che si può fare. Sì, abbassato un po'. Poi trova sempre la mela da suonare, no? Non è questo, perché questo è proprio c'è uno spazio talmente ridotto che spinge contro le pareti il frutto e lì il pastomodoro credo che è una merda. No, cioè, pastomodori è per quello pure per fare una bella. Se qualcuno di voi vuole fare un villaggio, ma se dovete dire per me, spinga. Progetto Gaia. Comunque cercate su Google estrattore manuale. Scusa Max, una domanda, Max. Sì. A proposito degli essiccatori, sì. ci stanno delle ricerche che sono state fatte soprattutto in Francia, ma insomma in vari paesi del mondo, che dimostrano che la temperatura al di sopra dei 40 gradi produce non solo rovina delle vitamine, ma produce nelle proteine una alterazione che può essere nociva alla salute. Per cui questi vegetariani, adesso non mi ricordo come si chiama, istintoterapia, insomma ci sono nomi diversi, comunque fanno riferimento a questa Orcos, che è una casa produttrice di questi prodotti che sta in Francia, dicono che non bisogna mangiare i prodotti che sono stati esposti a temperatura, Max non so se mi serve, non bisogna mangiare prodotti che sono stati esposti a temperatura di sopra dei 40 gradi, certo, per cui loro rifiutano
i cibi, molti dei cibi essiccati, per esempio, non so, la frutta secca, alcuni tipi di frutta secca, non so, le prugne eccetera, perché vengono sottoposti a temperature che sono superiore, anche sopra dei 40 gradi. Quindi bisogna, secondo questo, considerare se è una frutta che è stata seccata in modo tale da non superare questa temperatura, perché altrimenti, secondo loro, questi i cibi che sono stati sottoposti a temperature di sopra dei 40 gradi e possono essere nocivi. D'altra parte mi sembra normale che noi, la nostra temperatura stessa, cioè la temperatura di sopra dei 40 gradi, comincia a entrare in una fase, diciamo, di alterazione del nostro funzionamento, delle cellule nervose, del metabolismo, eccetera, per cui forse ci hanno ragione. Okay. Io non vorrei estremizzare perché altrimenti entrare in polemica. Ribadisco solo il concetto: l'olio del nocciolato, o se no non bere l'olio, l'acqua alcalina, se no non bere acqua. Un fruttarello non la beve l'acqua, un fruttarello puro perché deve mettere talmente tanta acqua della frutta. Fruttarello che mangia il sale, però, se voi notate, appena mangia qualcosa salato, il corpo subito richiede le cose di tagliare, è come l'eroina quando viene tagliata. Il corpo chiede di tagliare, così l'acqua serve a tagliare. Si vorrei vedere su internet quell'olio? Non lo so. Mi raccomando, via. Allora, siamo verso la nuova.